Marcello Trotta, ci racconti l'emozione di segnare al Chelsea campione d'Europa in questo stadio comunque stupendo, grande atmosfera, grande ambiente. Ma oggi è stata una grande esperienza, soprattutto io penso per i tifosi e per tutta la società. Oggi è stato bellissimo fare il primo gol, è stato stupendo. Senti, adesso replay anche a Stamford Bridge, penso che sarà in campo, sensazioni, già te lo immagini? Vabbè, sicuramente sarà una grande emozione giocare allo Stamford Bridge, quindi, ma cerchiamo noi di fare il nostro meglio e quindi speriamo, non lo so, che qualcosa può succedere, no? Speranza allora di andare un po' avanti? Sì, sì, sicuramente c'è, come abbiamo fatto vedere oggi qui in campo, comunque c'è, anche se è difficile ce la giocheremo. Senti, per il campionato comunque anche non siete messi male, buona posizione in classifica, la possibilità di giocarvi anche i playoff contro lo Swindon di Ricanio possibilmente sarebbe bello, come vedi la rincorsa adesso da qui alla fine? No, è dura perché ci sono tantissime partite, però noi cerchiamo di fare il nostro meglio, vincere tutte le partite, quelle che possiamo, e poi si vedrà alla fine. Senti, tuo rapporto con l'allenatore, che comunque è stato uno dei più grandi attaccanti nella storia della Premier League, almeno il capocannoniere insieme a Klinsmann, che consigli gli dà a Rosler di solito? No, col mister c'è un ottimo rapporto, lui ogni volta comunque ci consiglia, sai, dei movimenti, come cercare di smarcarsi dal difensore, cercare di fare i gol, no? Alla fine capisce anche le nostre situazioni qualche volta, quindi è di grande aiuto. Senti, l'ultimissima, siccome in Italia non so se molti l'hanno vista perché era in concomitanza con Bologna-Roma, eccetera, solo se ci racconti a parole tue il gol, l'emozione. Ma abbiamo, diciamo, costruito da dietro molto bene, poi alla fine c'è stato un rimpallo, la palla si è alzata e mi è stata dentro l'area, ho tirato al volo col destro ed è andata dentro. E poi grande esultanza comunque con tutti i tifosi. Sì, ci credevi prima della partita? Che non lo so, c'era un po' la sensazione, perché comunque insegnavo da un paio di partite, quindi ho detto, pensavo che era la volta buona di fare gol, soprattutto diciamo contro il Chelsea. Senti, l'ultimissima, il tuo futuro dove lo vedi? Sei ancora qui in Inghilterra dopo la parentesi al Fulham, comunque so che sei stato vicino anche al Brighton, se la vedi ancora qui oppure un futuro in Italia? Ma sinceramente non lo so, ora penso fare questa stagione qui fino alla fine stagione e poi non lo so, poi si vedrà.